È stato un momento esaltante per i sostenitori di Forza Italia ricevere la visita di Antonio Tajani, delfino di Silvio Berlusconi e attuale ministro degli esteri e vice premier, nonché ex presidente del Parlamento europeo dal 17 gennaio 2017 al 3 luglio 2019, oggi candidato di nuovo alle elezioni europee. Tajani è venuto a Fano e ha incontrato i suoi fedelissimi al Pesce Azzurro, nei pressi di quell'approdo della marineria che dall'Europa attende un drastico cambiamento di rotta, date le norme non poco penalizzanti che Bruxelles ha emesso ai nostri pescatori. La difesa del mondo della pesca, così come quello dell'agricoltura, rientra, come si vedrà, tra gli impegni assunti dal leader di Forza Italia. Tajani è giunto a Fano accompagnato dal commissario regionale Francesco Battistoni ed è stato presentato dall'assessore Stefano Aguzzi ad una platea in cui in prima fila c'erano i primi cittadini di diverse località, il sindaco Gambini di Urbino, Sebastianelli di Terre Roveresche, Pietro Briganti di Colli al Metauro, Emanuele Petrucci di Monbaroccio, Elia Rossi di Montegrimano Terme. Presenti anche Graziella Ciriaci, l'imprenditrice fermana, candidata anche lei alle europee, e i candidati sindaci di Pesaro Marco Lanzi e di Fano Luca Serfilippi. Così l'assessore Aguzzi ha introdotto l'incontro. Assessore Aguzzi, una presenza importante quella di Tajani a Fano. Che cosa significa questa presenza per Forza Italia e anche per la nostra città? Innanzitutto per Forza Italia questa presenza significa una continuità e una crescita che dopo la morte del presidente Berlusconi qualcuno pensava che Forza Italia fosse un partito finito. Invece questa è la dimostrazione anche su Fano, così come un po' in tutta Italia, del fatto che invece Forza Italia è un partito in crescita, ma soprattutto è un partito utile all'Italia, un partito moderato, di centro, che fa da cerniera tra le forze a volte anche più estreme, che dà una mano grossa anche all'attuale governo. Ed è soprattutto una forza che a livello europeo può portare un grandissimo contributo nel nostro paese. Perché dico questo? Perché Forza Italia fa parte del Partito Popolare Europeo. Il Partito Popolare Europeo è il partito di maggioranza relativa che esprime il Presidente della Commissione europea, appunto del Parlamento europeo. Quindi votare Forza Italia, votare Tajani in questo caso, votare Forza Italia alle elezioni europee vuol dire far contare di più l'Italia, perché i rappresentanti di Forza Italia in Europa saranno nel partito che in Europa è maggioranza, quindi non saranno in opposizione in Europa, saranno al governo in Europa. Poi quando si parla di Tajani si parla di una figura che oggi è la più conosciuta, la più stimata, la più riconoscibile non solo in Italia e in Europa ma a livello mondiale. È il nostro ministro degli esteri, è una figura che ha condotto per anni la presidenza del Parlamento europeo in anni passati, conseguentemente, ripeto, è una persona che può contare tantissimo per il futuro della nostra nazione e dei nostri territori. Quindi questo significa questo momento oggi qui a Fano, e la grandissima presenza di tante persone proprio testimonia l'interesse forte che c'è verso il partito di Forza Italia, sia a livello dei vari comuni dove si vota, che soprattutto e particolarmente a livello europeo, intorno alla figura di Antonio Tajani soprattutto. Tajani spesso ha dovuto svolgere un ruolo di intermediazione tra i partiti che compongono il governo, in modo particolare tra quelli un pochino più velleitari come la Lega. Pensi che questo dovrete farlo anche voi a livello locale? Allora, come dicevo prima, Forza Italia ha proprio questa particolarità, è una forza moderata e rasserenante, come la chiama Tajani, che spesso fa proprio da mediazione anche tra alcune parti che a volte potrebbero anche andare in contrapposizione. Questo sicuramente lo farà anche a Fano, certo. Io non credo che a Fano, dopo che Luca Serfilippi avrà vinto le elezioni comunali, ci saranno chissà quali problemi di questo genere, non penso. C'è una bella squadra, partiti uniti, coalizione unita, persone che amiche tra loro, che si conoscono tutti, quindi non credo che ci sarà bisogno di questo. Ma qualora dovesse esserci qualche spigolo da smussare, Forza Italia su questo è politicamente corretta e molto preparata. Come abbiamo detto, la visita di Tajani è stata un'occasione non solo per fare un quadro degli eventi internazionali,
ma anche per porre attenzione ai problemi dei piccoli comuni dell'entroterra, come ha sottolineato il sindaco di Montegrimano Terme, Elia Rossi. Sindaco, anche l'entroterra ovviamente è interessata a questa importante visita di Tajani qui a Fano. Che cosa aspetta, che cosa ci si aspetta appunto nel suo mandamento da questa importante presenza? Il ministro Tajani, nel suo doppio ruolo appunto di ministro degli esteri, ma ancora di più da vicepresidente del Consiglio dei Ministri, è un importante segno di vicinanza da parte del governo anche ai piccoli comuni come il nostro, che soprattutto nell'entroterra hanno un disperato bisogno di un contatto più che mai diretto col governo centrale. Tante le problematiche da sottoporre. Oggi ad esempio io chiederò al ministro di iniziare ad esaminare proprio una norma che imponga in qualche modo agli istituti di credito di mantenere un presidio nei piccoli comuni montani, perché troppo spesso siamo abbandonati anche sotto il sistema economico-finanziario, e questo crea un vortice negativo che porta sempre di più le nostre aziende ad allontanarsi da quella che è una situazione già di per sé molto difficile. Comunque Montegrimano è una località turistica di particolare importanza. Quali sono le sue attrattive? Montegrimano è un fiore all'occhiello del Montefeltro, già per la sua posizione geografica. Siamo a confine con la Romagna, a confine con la Repubblica di San Marino, abbiamo dei panorami che sono incredibili, una stazione termale è già nota in epoca romana, quindi abbiamo un potenziale assolutamente enorme. In questi anni abbiamo lavorato tanto per il rilancio del turismo anche sotto il profilo sportivo e continueremo così anche per i prossimi 5 anni. Sindaco, comunque anche in questo piccolo centro non mancano i problemi. Il problema della casa mi sembra che sia venuto alla ribalta in questi ultimi giorni. Sì, abbiamo un'idea anche su questo. Grazie a un lavoro che stiamo cercando di implementare con tutti i proprietari di seconde case che troppo spesso ormai non vengono più nei paesini di origine, penso magari a nostri concittadini che oggi sono a Genova, a Parma o in altre parti d'Italia o anche all'estero, e lasciano queste case chiuse. L'ente, quindi il comune, tramite una società speciale che ha appena costituito, si farà promotore per cercare di fare da raccordo per aiutare i proprietari di queste case a locare, a mettere in affitto o un affitto turistico, quindi stagionale, o proprio come affitto, come residenza abitativa, a disposizione delle tante persone che vorrebbero anche venire a abitare da noi, ma purtroppo fanno fatica a trovare l'appartamento o il posto dove abitare. Con questo escamotage riusciremo a mettere sul mercato nuove opportunità, così da colmare i prezzi e soddisfare l'offerta. Recentemente Forza Italia di Fano ha voluto accentrare l'attenzione sul ruolo della donna, organizzando un incontro nella sua sede elettorale di via Cavour, contando molto sulla partecipazione femminile al voto, un argomento sul quale è intervenuta anche Margherita Mencoboni, responsabile degli enti locali. Signora Mercoboni, ultimamente Forza Italia ha organizzato un convegno sulle donne come ruolo importante per questo ruolo politico. Quali sono stati gli impegni del partito? Forza Italia sin da subito, già con il presidente Berlusconi, si è sempre impegnato a favore delle parità tra uomo e donna nell'ambito lavorativo e contro anche la violenza sulle donne. Quindi anche in questa occasione abbiamo voluto presentare quali sono, dal punto di vista di Forza Italia, gli impegni che ha preso Forza Italia, impegni nel mondo lavorativo per una migliore qualità di conciliazione tra lavoro e famiglia, così pure anche una parità di salari, che purtroppo tutt'oggi abbiamo salari diversi tra uomo e donna, e anche un aumento di donne nell'ambito delle istituzioni e comunque anche nell'ambito della violenza di genere. E quindi gli impegni sono tanti, le donne che si impegnano, le donne di Forza Italia, donne azzurre che si impegnano sia nelle istituzioni che all'interno del partito sono molteplici. Così pure abbiamo delle donne importanti che stanno facendo un buon lavoro all'interno del governo. Voglio solo ricordare il ministro Casellati, il ministro Bernini e tutti i sottosegretari che abbiamo al governo di quota Forza Italia. È salito da ribalta recentemente il problema dell'omofobia, per cui il governo ha assunto una precisa posizione. Ebbene, qual è il parere di Forza Italia?
parere di Forza Italia è sempre stato un partito liberale, un partito che non ha mai fatto discriminazioni in questo ambito, e quindi questo lo posso dire anch'io, che ho fatto parte di una commissione regionale delle pari opportunità, appunto della Regione Marche, avevamo delle rappresentanti di queste associazioni e abbiamo lavorato sempre molto bene, in sintonia, per tutto quello che riguarda le discriminazioni che purtroppo tutt'oggi ci sono nei confronti di queste persone. Quindi anche Forza Italia lo fa con il suo impegno sia a livello locale ma anche a livello nazionale. Lei, quale rappresentante degli enti locali, ha una visione un po' più ampia del territorio rispetto a quella tipicamente fanese. Ebbene, a Tajani che cosa chiederebbe come priorità per il nostro ambito sociale? Allora, per l'ambito sociale, considerando che il nostro presidente, io lo chiamo ancora presidente perché l'ho conosciuto che era presidente del Parlamento europeo, ma il nostro segretario ha una grande sensibilità per l'ambito sociale, chiederei maggiori finanziamenti, aiuti per quanto riguarda le famiglie diversamente abili e gli anziani. Quindi ancora molto c'è da fare in questo ambito e io so che Tajani, a prescindere dalla sua delega che riguarda il Ministero degli Esteri, però è molto sensibile a tutte queste problematiche, quindi sicuramente si farà carico anche dei problemi del nostro territorio, che sono tanti. Gratificato da tanto entusiasmo per un partito che fa parte della sua coalizione, anche il candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi, che è intervenuto per esprimere il suo ringraziamento all'apporto di Forza Italia. Non è mancato l'incontro con Tajani, il candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi. Ebbene, la presenza di Forza Italia nella coalizione quindi svolge un ruolo importante. Sì, il centrodestra unito con Forza Italia sicuramente che sarà protagonista anche alle elezioni comunali. Noi siamo riusciti a trovare un'unità allargando anche ad altre forze civiche, quindi sicuramente l'apporto di Forza Italia sarà determinante. Io mi auguro per poter vincere al primo turno, altrimenti in caso di ballottaggio vinceremo sicuramente le elezioni. Sono molto ottimista perché l'aria in giro è molto favorevole a noi, tanta gente vuole cambiare e il vero cambiamento siamo noi. Il collegamento tra il comune di Fano, eventualmente se sarà eletto sindaco, con il governo centrale è un importante legame che può essere a vantaggio della città. Ma assolutamente sì, questo governo, al di là delle bandiere del colore politico di questa città, ha fatto tanto già in questi anni. Pensiamo allo sblocco del cantiere della Fano Grosseto con la riapertura della Guinza, dove stanno partendo i lavori proprio in questi giorni. Anche lo sblocco della caserma Paolini, che presto diventerà di proprietà del comune di Fano, quindi sono sicuro che l'interlocuzione col governo sia centrale, quindi di Roma, sia con la regione Marche, sarà fondamentale per far tornare a crescere Fano. Se Filippi, lei è un'occasione importante, spesso si è rivolto al governo dicendo che ci vuole un aumento dell'organico delle forze di polizia e dei carabinieri. Ora ha qui di fronte a lei il vice premier. Ebbene, può strapparle una promessa decisiva? Beh, allora, la delega è sicuramente di piante dosi, però è chiaro che l'unità di intenti di tutto il centrodestra, compreso il vice premier Tajani, sarà fondamentale per rinforzare le forze dell'ordine della nostra città, di tutto il territorio provinciale. Dopo tanti anni di mancata programmazione di assunzioni, finalmente si stanno assumendo nuove forze dell'ordine, nuovi giovani, che mi auguro la questura poi destinerà alla città di Fano. Da parte sua il ministro Tajani non ha mancato di contribuire all'aspetto emozionale della platea che si è trovato di fronte, facendo apparire sul teleschermo l'ultima lettera scritta da Berlusconi, una specie di testamento in cui con parole chiare e frasi brevi si ribadisce la natura di Forza Italia e i principi etici su cui si fonda il partito. Poi ha subito preso il comando della navicella per condurla verso un porto sicuro nonostante il mare in tempesta. Siamo in un momento un po' complicato, purtroppo c'è una situazione internazionale, adesso c'è pure, non si capisce bene cosa sia successo al primo ministro dell'Iran, quindi c'è una situazione un po' di tensione generale. E proprio perché c'è una tensione generale, ci sono due guerre, c'è la situazione nel Mar Rosso, ci sono tante difficoltà, gli italiani hanno bisogno di essere rassicurati.
c'è bisogno di una forza che li garantisca, alla quale aggrapparsi, una forza che possa dire agli italiani: noi ci siamo, siamo in grado, visto che siamo in una città di mare, siamo in grado di, con il nostro equipaggio, di prendere la guida della nave, di saperla portare in porto, permettendo ai passeggeri di stare sicuri perché c'è un equipaggio serio, credibile, affidabile e responsabile. È quello che vogliamo essere noi in questo momento. È quello che stiamo costruendo. Una grande dimora che accolga tutti gli italiani di buona volontà. Noi guardiamo soprattutto a quella fetta di elettorato che sta tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, dove ci sono anche tanti elettori non votanti, cioè il grande partito dell'astensione. E per loro vogliamo costruire questa grande dimora al centro della politica. Una grande dimora che dobbiamo costruire insieme, ognuno deve portare il suo mattone, che possa essere la dimora dentro la quale gli italiani possano sentirsi al sicuro. La dimora che è qualcosa di più del centro del centrodestra, e noi siamo il centro del centrodestra. Qualche cosa di più del centro politico, vorremmo essere proprio il centro della politica italiana. Io cito sempre Battiato, l'indimenticabile e indimenticato cantautore raffinato e colto, che parlava di un centro di gravità permanente. Che cos'è il centro di gravità permanente? È il centro che garantisce equilibrio, che non si fa condizionare né da una parte né dall'altra. Ecco, noi questo vogliamo garantire: equilibrio, stabilità, serietà. Tajani poi ha diramato un appello alle liste civiche, a quelle liste che non hanno dei collegamenti diretti per le elezioni europee, perché scelgano Forza Italia quale partito di equilibrio e di moderatezza. La serietà non cambia né a livello europeo, né a livello nazionale, né a livello locale. Quindi, dicevo, stiamo costruendo questa forza chiamando a raccolta tante liste civiche. Abbiamo elaborato un documento che ho firmato, un appello alle liste civiche a sostenerci in questa campagna elettorale per costruire questa grande dimora che fa riferimento al Partito Popolare Europeo. Hanno aderito tanti sindaci importanti, dal sindaco di Venezia al sindaco di Fiumicino, al sindaco di Arezzo che si è candidato, al sindaco di Imperia, abbiamo il sindaco di Palermo, l'ho detto, ce ne sono tanti movimenti civici, oggi ha aderito il sindaco di Merano, sono tanti sindaci civici che partecipano alla costruzione di questa, e i movimenti civici, compreso quello regionale che ha sostenuto Vito Bardi alle ultime elezioni in Basilicata, un altro movimento civico attivo, di città importante alle porte di Roma, insomma sono tanti coloro che hanno aderito a questa nuova idea, a questa nuova iniziativa. Non a caso abbiamo fatto l'accordo con noi moderati, non è un cartello elettorale, è un modo di fare. Abbiamo fatto l'accordo in Alto Adige con la Südtiroler Volkspartei proprio per dimostrare che noi siamo una forza che aggrega, una forza che si allarga, una forza che costruisce, una forza solida. Sembrava che questo fosse impossibile neanche un anno fa, quando è morto Berlusconi, tutti dicevano che Forza Italia sarebbe scomparsa. Invece è successo l'esatto contrario, non c'è piazza d'Italia dove non ci sia tanta gente. Non c'è... Sicuro del successo elettorale del suo partito, rimasto saldo dopo la morte di Berlusconi, il ministro ha risvegliato le coscienze, evidenziando uno stato di fatto fondamentale. Il cittadino deve sapere che cosa vogliamo fare noi in Europa e che cosa si decide in Europa. Perché io ricordo sempre, non tutti lo sanno, neanche i deputati, che l'80% delle norme che approviamo alla Camera e al Senato sono trasposizione nel diritto italiano delle leggi approvate in Europa. Quindi quello che si decide in Europa ci tocca direttamente. Ecco perché dobbiamo
agire lì, capire cosa vogliamo fare, quali sono le nostre idee. Vogliamo una politica industriale, una politica a favore dell'agricoltura, vogliamo una politica ambientale che sia equilibrata, vogliamo una politica agricola, e non dico una balla perché sta qua, visto che siamo in un luogo di pesca, sostenere agricoltura e pesca.